Il Cosenza deve giocare da Cosenza. Il direttore sportivo Gennaro Del Vecchio parla in conferenza stampa la vigilia della gara con il Modena. Ha scelto di incontrare i giornalisti per far rifiatare il tecnico Albini, che in questi mesi è stato il volto più esposto del Cosenza Calcio. Un solo calcio giocato, la presenza del dirigente ha stimolato le domande sul mercato, a cominciare dalla presunta trattativa riguardante Lucioni, ed ecco la risposta. Noi abbiamo un obbligo, che è quello di scegliere i giocatori che vanno a 2000 all'ora. Quindi noi per il nostro progetto tecnico dobbiamo andare alla ricerca di giocatori che hanno grandissima forza fisica. Lucioni è un ragazzo che conosco da tantissimi anni, un buon rapporto. Ad oggi vi dico che noi non siamo interessati a Lucioni, posso smentirlo senza ombra di dubbio. Ci fa piacere che un giocatore importante come lui possa essere accostato a noi, però come vi ho già detto e sottolineo, noi non possiamo sbagliare la scelta dei giocatori, specie sotto l'aspetto fisico. Il mercato può attendere, ci sono 6 giornate da vivere che potrebbero rilanciare chi, vedi, Sanko, ancora non ha reso rispetto alle aspettative. Per quanto riguarda Sanko, non stiamo qui a nasconderci, è arrivato un ragazzo che ad oggi non ha ancora attecchito, probabilmente anche per un discorso di lingua, è arrivato qui, non diceva una parola in italiano, probabilmente è un giocatore che per poterlo considerare nel calcio, i giocatori, come dicono tanti altri miei colleghi o grandi giornalisti o grandi opinionisti, bisogna farli giocare 4-5 partite. Con Del Vecchio il presidente Guarasso è riuscito a concretizzare il sogno di avere tanti giocatori di proprietà da valorizzare, calciatori come Dallemura, Ricciardi, Rizzo, Pinna. Società ha fatto qualcosa di diverso rispetto agli altri anni, nel senso che avere dei giovani, un bel po' di giovani di proprietà, sicuramente questo ci dà la possibilità di pensare anche un domani ad avere una continuità nel lavoro, no? Quindi investire sui giovani e avere di proprietà era un mio pallino che avevo presentato alla proprietà, al presidente, prima di arrivare qui, e lui aveva apprezzato e mi ha dato la possibilità di operare in questa. Finale dedicato ai tifosi, che il direttore vorrebbe vedere affollare il San Vito Gigi Marulla. La città vive di calcio e ha già conquistato l'ex attaccante. Il mio sogno è quello di vedere un domani uno stadio completamente pieno. Probabilmente questo domani non avverrà. Mi aspetto più gente possibile. So che è una notturna, so che il tempo non sarà dei migliori, però io mi auguro veramente che la gente possa arrivare numerosa allo stadio, anche perché io vivo questa città anche nel quotidiano e sono molto orgoglioso di essere in questa terra.